Donatella Finocchiaro, Anna Bellato, Imbeate, allora abbiamo qui l'eroina e l'antagonista, no? Abbiamo... esatto, parlateci dei vostri personaggi, Armida e Angelica. Eh, scusa, Armida e Veronica. Veronica. Allora, il, il mio personaggio è, è questa Armida, eh, chiamata così, poveraccia, perché la, la suora, la, la zia suora, eh, perché lei è nata con un piede un po' storpio e allora... La invocava la Santa Armita e insomma si è portata questa sta croce dietro di sto nome tutta la vita e sto miracolo non è arrivato e nello stesso tempo insomma la è un'operaia un il film è ambientato nel Ponesini appunto dove c'è un'industria tessile un'industria di lingerie e, e succede questo, c'è cioè il licenziamento la minaccia di licenziamento da parte della nostra capa Veronica e, e, e qui cominciano i picchettaggi, cominciano le lotte sindacali, comincia proprio la, la grinta veneta che viene fuori. Io, io in realtà sono una siciliana trapiantata insieme alla zia Lucia Sardo in Veneto, però insomma tutto il film sono tutte queste donne venete che sono una forza, devo dire, veramente del film. E arriva la cattiva. E... Veronica, cattiva? Ma poi neanche tanto? Forse sì. Scusami. Dico Veronica, cattiva veramente. Beh, eh, diciamo, eh, un, un, po', un po' con gesto eh, no diciamo è il drago da combattere no? poi ovviamente se, se, insomma, i draghi da combattere servono per creare quelli che li combattono e lei è una persona come ce ne sono tante no? che pensa al suo che pensa a cosa può essere più conveniente per sé economicamente più vantaggioso non è diciamo, semplicemente apparentemente l'azienda deve delocalizzare perché così riesce a guadagnare di più poi chi se ne frega se però non ce lo dice che devi delocalizzare no, però, ecco, perché, perché è. Questa è la cattiveria che sta è lì: non è eh, che, che dice ragazzi no, 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 fa finta che tutto certo, va bene. Non mi preoccupa dovrebbe... eh, no, no, però è insomma... un po' l'osca. Lo è, <ride> lo è, lo è. però ecco, insomma. E quindi cercavamo così di, 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 di far capire quale potesse essere un, questo punto di vista. Che ovviamente prescinde da, da tutto ciò che ha a che fare con l'essere umano con il m, problema. Un loro, del loro lavoro, cioè lei non, questa cosa non gli interessa è imprenditore, l'imprenditore esatto. pensa alla sua azienda. Lo so, è un tipo di empatia, eh. quindi <ride> Però lo ci so. sono modi di fare i diversi. Ecco. 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 ecco, questo il modo di Veronica, non è, è, è quello è... da cattiva, sì, ma sì. era scritta sì. così. La scene <ride> sì. la disegnano così, la disegnano così. Esatto. così. Esatto. Jessica. Il film è molto attuale, tratta il tema del lavoro, che è un tema molto serio, il tema della precarietà, del lavoro perso all'improvviso, della decola, uh, delocalizzazione e tutto quanto. Facciamo una gara, delocalizzazione. Della <ride> De <legalizzazione. ride> Però il tutto, insomma, sulle ali di una commedia o favola, come è stato chiamato questo film, che vede, tra l'altro, insieme operaie eh, che insomma fanno intimo, anche molto sexy e suore. Questa cosa eh, è la cosa forte del film, no? divertente. Sì, devo dire che l'escamotage proprio, secondo me, è geniale del film, cioè unire due, questi due mondi completamente opposti, diversi. E alla fine io sono la, la nipote che cerca di convincere la zia quando scopre che stiamo facendo nel suo convento la, la lingerie, dice: Ma come? Mi portate il peccato nel convento? Mi mettete a fare le reggi le mutande. Sì, zia ma pure tu le porti le mutande. Questa è una, questa è una battuta chiave del film: dire dai, non stiamo facendo niente di male, stiamo cercando di sopravvivere poi alla fine questo abbiamo fatto sto gruppo di donne che poi è un messaggio secondo me simbolico bellissimo di grande speranza no in questo panorama in questo clima di depressione, devastazione, fallimenti, no? È, 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 un, è un bel film, è un bel messaggio anche che ci sta dietro. Sì, diciamo che le donne possono fare rete, anche sì, se diverse. Il drago no? cattivo esatto. si può combattere sì. e vincere, quindi insomma se è ci divino. uniamo, uomini, donne, insomma tutti insieme, insomma in tutti gli aspetti, in tutti i campi, si può vincere. ecco e poi per chiudere, insomma, il messaggio positivo, rimbocchiamoci le maniche non sempre funziona, però a volte può funzionare. Non bisogna provarci quantomeno, no? Insomma, esatto. poi se non ci si prova, no, Donatella? Ma sì, <ride> assolutamente sì. Poi nell'imprenditoria, oggi come oggi, veramente, ripeto, io sono figlia di un imprenditore che ha lottato tutta la vita per sostenere l'azienda, di qua, di là, crisi ne ha passate una dietro l'altra. Sì, Piccola sì. imprenditoria, anche tu sei figlia di imprenditore. Hai visto per caso? <ride> ci siamo ritrovati nei ruoli praticamente sì, sì. dei nostri padri. È difficile, è, è, è difficile. In Italia Se è difficile, in lo in sappiamo. in questo modo, no? seguendo le regole, facendole in una maniera onesta. Etica anche, onesta. Etica è difficile. Vi sentite beate? Assolutamente. Abbiamo sempre bisogno di grande beatitudine in questo mondo. Che il Signore ci aiuti. Insomma, non è che mi sento proprio beata, però ci provo, però ci provo insomma. Cioè, nel senso, che uno... L'aspirazione è quella, certo. diciamo così. Okay.